vitali trasportate dal camion. Ed è interamente dedicata agli immigrati che arrivano sulle nostre coste, l'iniziativa messa in campo a Lampedusa dalla Caritas. Laggiù c'è per noi Maurizio Dischino. Gli sguardi accarezzano la porta di Lampedusa, la porta d'Europa, quasi a voler lasciare un messaggio di benevolenza, di pietà per tutti i migranti deceduti e dispersi in mare. A loro infatti è dedicato il monumento eretto nel punto più estremo a sud dell'Italia, più vicino all'Africa che alla Sicilia. Riproduzioni di scarpe, mani, cocci di suppellettili ricordano la tragedia del viaggio senza ritorno di coloro che si sono avventurati nel Mediterraneo pagando anche $2.500 per un posto su una carretta del mare. Davanti ai simboli della tragedia, gli 80 operatori del coordinamento immigrazione della Caritas italiana oggi pomeriggio si sono raccolti in preghiera con i fedeli della parrocchia di Lampedusa, una preghiera guidata da tre vescovi, Paolo Romeo di Palermo, Francesco Montenegro di Agrigento e Giuseppe Merisi di Lodi, nonché presidente della Caritas italiana. I tre pastori sono arrivati davanti alla porta sud di Lampedusa dopo un pellegrinaggio nei due centri di accoglienza dell'isola siciliana. Prima tappa, il centro di identificazione ed espulsione che ospita al momento 726 persone, di cui 620 tunisini, tutti arrivati clandestinamente in Italia. Seconda tappa all'ex base Loran in Contrada Ponente, dove il centro di soccorso e prima accoglienza ospita 11 persone. A loro i vescovi hanno portato Bibbie in francese e in inglese perché c'è chi ha chiesto di potersi consolare con la parola di Dio dopo aver attraversato la porta della speranza.